Allora, come sapete, al di là di come si sa, sta evolvendo per fortuna anche il settore dell'innovazione in Italia, insomma, anche grazie un po' all'anno di Expo, il 90%, adesso sono diciamo una percentuale un po' così, però insomma la gran parte delle startup italiane si sta sviluppando nell'ambito digital, no? Che è un po' strano per il nostro paese. In realtà forse il 90% di tutte le exit mai fatte in Italia in termini di valore è stato fatto dal settore biotech, che è quello sicuramente più importante. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo avuto 5 exit biotech da centinaia di milioni di euro, casi veramente internazionali e di valore assoluto. Allora, quello che andiamo a sentire adesso con Elena Sgaravatti, che è Managing Director di IRB, che è società di Altavilla Vicentina, è una storia proprio del biotech, uno spin-off nato 15 anni fa e che ha messo a punto un metodo industriale per le colture cellulari in vitro. Adesso la dottoressa Sgaravatti, da senior Grazie. Innovator chiamata a questo tavolo, ci spiega un po' la loro storia e magari appunto ci racconta anche un po' di Asso Biotech, che è l'associazione di... Sì, sì, intanto ringrazio Ambrosetti, il dottor De Molli e il suo staff per l'invito. Sì, ho anche il cappello di Asso Biotech, di cui faccio parte della commissione direttiva, per cui molte cose sono state fatte, però la strada è ancora molto lunga per le biotech, specialmente nel versante OGM, nel quale paghiamo ritardi pazzeschi rispetto al resto del mondo. Comunque questa è una storia a parte. Oggi sono qui per parlarvi della storia di IRB. La storia di IRB. IRB è stata una startup per 10 anni. In dieci anni ha fatto ricerca, ha fatto molta ricerca, ha richiesto molti investimenti e dopo 10 anni gli investitori si erano stancati di finanziare un'azienda che non produceva profitto. Io vengo dal farmaceutico, sono farmacista, ho lavorato per 20 anni nel farmaceutico, di cui gli ultimi 10 in GSK. E da GSK sono stata chiamata dal presidente di questa industria, il quale mi disse: hai 2 anni e mezzo per lanciare l'azienda, poiché l'azienda versava in gravi difficoltà. C'erano parecchie persone in mobilità, c'era stata la cassa integrazione, la situazione era veramente molto grave e nonostante ciò, insomma, accettai la sfida. Che cosa trovai? 4 progetti di ricerca, tutti molto belli, veramente molto interessanti, che però ovviamente chiedevano fondi, pochi brevetti, un team molto, molto affranto, molto poco motivato ovviamente per la situazione. Bene, con il mio team la prima decisione che fu presa fu di mettere on hold 2 progetti e quindi di focalizzarci su 2 progetti, quelli che sembravano i più interessanti, e sono sostanzialmente questi 2 che vedete, un progetto che riguarda la produzione di un prodotto brevettato, che è un cortisonico-like, ma non è un cortisonico, e soprattutto quello che mi sembrava veramente molto interessante, la produzione di attivi, quindi facendo estratti vegetali di attivi, attraverso la coltura cellulare, attivi che possono essere utilizzati per tantissime applicazioni, dalla cosmesi agli integratori, il food, botanicals che troviamo veramente in molte preparazioni. Quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo tirati sulle maniche e abbiamo lanciato una serie di prodotti che sembravano molto innovativi derivanti dalle colture cellulari. In prima istanza entrando in quei mercati che sembravano più permeabili all'ingresso. Il tema della barriera regolatoria è un tema che purtroppo percorre sempre l'Italia, nel biotech è ancora più pesante, e quindi ho deciso di entrare soprattutto nel mercato della cosmesi, dove gli unmet need erano forti, la richiesta di prodotti ad alta tecnologia era forte e l'accesso al mercato sembrava più semplice. Ci siamo resi interessanti per il mercato dopo 2 anni e mezzo dal lancio, abbiamo ricevuto tutta una serie di premi, anche il Sole 24 Ore ci ha citati come una delle 100 aziende di eccellenza per il New Made in Italy, per l'innovazione, e abbiamo reso visibile l'azienda anche ai grossi gruppi.
Non vi nego che quello che cercavo era proprio questo, ero assolutamente consapevole che l'azienda non poteva rimanere senza una struttura finanziaria in grado di una solidità economica in grado di poi consentirle quegli investimenti che erano necessari per questa tecnologia. E quindi dopo 2 anni e mezzo dal lancio fummo oggetto di una serie di interessanti offerte da parte di multinazionali e tra queste Croda ci acquistò. Croda è una multinazionale seconda a BASF con più di 3.600 impiegati nel mondo, è quotata in borsa a Londra e produce attivi di tutti i generi in vari settori, ma Croda ci ha comprato, secondo me, ma poi è stato chiaro, perché come biotech, come microbiotech, eravamo molto interessanti perché potevamo veramente essere fonte di grande innovazione e le grandi multinazionali cercano questo, lo cercano disperatamente, specie se queste piccole aziende, siamo 24 persone adesso, di cui praticamente tutti laureati o quasi, quindi ad altissimo contenuto di conoscenza le persone, ecco, dicevo, specie se queste piccole aziende garantiscono quelle contributi che le grandi non possono dare, per esempio il tema della sostenibilità ambientale. Il tema della sostenibilità ambientale è centrale per tantissime grandi aziende che non possono farne a meno e devono evidentemente attrarre anche piccole per poter portare anche questo messaggio. Noi crediamo, e lo abbiamo evidentemente dimostrato a Croda e anche al mondo, anche se siamo piccoli per carità, che questa sarà una tecnologia rivoluzionaria. Cambierà il modo di produrre almeno alcuni attivi vegetali, perché, e lo vedremo poi, i vantaggi per il consumatore e per l'ambiente in termini di sicurezza, disponibilità e standardizzazione sono così forti che il futuro della coltivazione, della produzione di attivi vegetali passerà senz'altro attraverso questo processo. Non tutti, naturalmente, ma per alcuni prodotti molto difficili da coltivare, rari, sicuramente questo sarà il futuro. Vi spiego velocissimamente il perché. Perché ogni volta che noi andiamo a assumere, a raccogliere, a utilizzare un ingrediente vegetale, sicuramente ci troviamo con dei problemi che sono sempre irrisolti, proprio per la natura dell'estratto vegetale. Il problema della safety, noi raccogliamo estratti vegetali da un mondo che è non controllato, che è contaminato, che è esposto alla contaminazione di aflatossine che sono cancerogene, sono molto pericolose, di fertilizzanti, di pesticidi, quindi un problema di sicurezza. Il problema della disponibilità. Gli attivi più interessanti spesso sono in piccolissima concentrazione nelle piante, per cui queste piante magari hanno tempi balsamici particolari e quindi bisogna distruggere flora e flora per raccoglierne una piccola quantità, ma poi c'è il tema della biodiversità, il tema delle piante rare, delle specie protette. Ultimo, non meno grave, il tema della standardizzazione. Venendo dal farmaceutico, ne ero pienamente cosciente, molti attivi vegetali sono stati messi in secondo piano proprio perché la variabilità batch to batch di un estratto vegetale cambia moltissimo, cambia dalla terra su cui viene coltivata, una serie di motivi. Quindi anche l'output attività biologica è inficiato da questa mancanza di standardizzazione. E in effetti l'EFSA, che è la massima autorità regolatoria sul tema, ha posto una serie di divieti e una richiesta sempre più stringente di sicurezza e di standardizzazione. Guardate, proprio ieri è uscita una notizia, breaking news, perché sembra che in America, proprio l'American Council of Botanicals lo diceva, ha messo al bando il 76% degli integratori, poiché ha visto attraverso un fingerprint del DNA che il 76% degli integratori con botanicals conteneva sostanze diverse da quelle dichiarate.
Ovviamente i produttori hanno detto ma questo fingerprint non è un sistema corretto, però intanto il problema della misidentification delle specie botaniche è un problema pesantissimo. Io raccolgo una specie credendo sia quella giusta, invece ne raccolgo un'altra, o anche si può parlare anche di frode naturalmente. Comunque diciamo il tema della sicurezza e della standardizzazione è un tema molto sentito dalle autorità regolatorie. E se dovessimo fare anche un passaggio, fatemelo fare, sul modo biologico di coltivare le piante, beh, questo è un paper che è stato pubblicato ancora anni fa sull'echinacea angustifoglia, che è la pianta di cui vi parlerò, che era rivendicata come verde, come qualità aggiuntiva perché veniva dal biologico, in realtà era contaminata da funghi. Allora, veniamo alla nostra tecnologia. La nostra tecnologia era stata raccomandata già nel 1994 dalla FAO. La FAO diceva, se voi volete utilizzare metaboliti, utilizzate questa tecnologia, perché è quella che assicura appunto i requisiti che abbiamo prima detto. Qual è il problema? Il problema sono i costi. È una tecnologia molto costosa, tanto che veniva utilizzata ed è ancora utilizzata dal farmaceutico per produrre attivi purissimi, attivi che evidentemente non possono essere sintetizzati e quindi solo la pianta è in grado di produrne. Quindi una barriera fortissima, perché lo scaling up industriale di questi prodotti è altamente costoso, servono fermentatori molto, molto costosi. Ecco, questa è la tecnologia, di che cosa si tratta? In pratica partiamo da un piccolissimo pezzo di tessuto vegetale, lo mettiamo in una piastra sterile, lo coltiviamo con acqua, zucchero e sali minerali e sostanze insomma tutte naturali, in condizioni di sterilità. Infatti la sterilizzazione è un processo molto difficile, e la pianta risponde producendo nuove cellule. Guardate, questo è un processo 100%, al 100% naturale, ed è il motivo per cui noi siamo costretti a tagliare l'erba del nostro giardino più o meno ogni settimana. La pianta ha in sé la possibilità di rigenerare nuove piante, è il principio della talea, no? Bene, i nostri ricercatori sono in grado di far sì che queste cellule, che sono quelle che sono evidentemente esposte all'ambiente naturale, siano in grado di produrre al massimo principi attivi che sono interessanti per noi. Quindi noi, i ricercatori, il grosso lavoro dei ricercatori è stato quello di stimolare la pianta con stress, per esempio la luce, il caldo, alcune sostanze, che facevano indurre una maggiore produzione di questi metaboliti. Una volta che abbiamo quindi una linea cellulare stabile che produce gli stessi attivi in maniera continuativa e ad alta produzione, che cosa facciamo? La criopreserviamo per avere la protezione brevettuale, quindi siamo sempre in grado di tornare anche al backup, e la mettiamo nei fermentatori. Dopodiché fermentiamo tutto in condizione altamente controllata, sterile, e poi otteniamo dalla filtrazione e dall'estrazione un principio attivo che è altamente puro, fino all'85%. Quindi avremo alla fine un prodotto che è assolutamente straordinariamente più puro, più disponibile, puro per processo, non perché facciamo controlli di qualità, ma perché lavoriamo in un ambiente controllato, standardizzato, perché è sempre quello, e ovviamente un processo sostenibile. Con questa modalità siamo riusciti ad avere l'autorizzazione europea, la registrazione europea di due attivi che vengono da due piante come ingredienti per il food supplement, per integratori alimentari. Ed è un primato che effettivamente è costato molta fatica, anni di lavoro e di ricerca. Però molto interessante, anche perché appunto, lo vedremo adesso, in tema della sostenibilità ambientale è straordinariamente interessante. Pensate, questo è un campo di echinacea angustifoglia, ci mette circa dai 3 ai 10 anni per crescere, si estirpano le radici, la concentrazione di echinacoside, che è il principio attivo, è dello 0,2%, quindi una devastazione della flora.
è un'occupazione del suolo per tanti anni. Bene, per fare un chilo di questo attivo servono praticamente, come potete vedere, 500 litri di solvente, servono 1379 tonnellate di acqua e un'area molto vasta, 1449 metri quadri, e qui ci siamo tenuti, diciamo, conservativi. Con la nostra tecnologia, guardate, l'80% di solventi in meno, una tonnellata di acqua, scusate sono andata troppo indietro, una tonnellata d'acqua e 3 metri quadri di terreno. Ora, è chiaro che non c'è nessun processo al mondo, diciamo, ottimizzato in termini di processo di qualità che possa dare 3 ordini di grandezza di differenza in termini di vantaggio, di risparmio di risorse. Inoltre, ovviamente, abolizione totale dei pesticidi, dei fertilizzanti, risparmio di suolo, ed era questo il motivo per cui la FAO raccomandava questo tipo di coltivazione. Ecco, per questa ragione nel 2011 abbiamo avuto l'onore di prendere il premio Impresa Ambiente, quindi questi sono i vantaggi. Quindi un prodotto che alla fine abbiamo avuto un prodotto che garantiva le richieste del mercato, le richieste anche delle autorità regolatorie, purtroppo diciamo autorità regolatorie che non sono state proprio così open nell'accogliere le nostre registrazioni, abbiamo faticato non poco. Ma sto per concludere, quello che il messaggio che volevo dare è che in realtà si è trattato di mettere a punto un, e lo dico anche per i giovani soprattutto, ho visto delle presentazioni bellissime, peraltro, quindi complimenti a tutti. Però questo assunto lo trovo molto, molto vero. Allora, tutto quello che può essere inventato è già stato inventato. In effetti, noi ci siamo trovati di fronte a una tecnologia che era, da un punto di vista accademico, anche oggi è molto conosciuta, cioè si fa in molti laboratori, che però non era mai stata sfruttata per, come dire, assolvere in maniera di processo, quindi assolvere in maniera strutturata una richiesta forte del mercato. E anche qui il grosso lavoro che è stato fatto, evidentemente, non è stato fatto nel troviamo qualcosa di nuovo e lo brevettiamo, no. Il grosso lavoro dell'innovazione, e questa è una rappresentazione interessante secondo me, non è tanto nell'invenzione, ma nella aggiustamento, nell'aumento, nell'implementazione dell'invenzione, e quindi lì ci si gioca veramente la partita. Quindi si parte da una cosa innovativa, però poi bisogna starci sotto, metterci energia, anche soldi, per carità, anche quelli anzi sono necessari assolutamente, però ci vuole veramente un tracking ossessivo su questo, se no non si va tanto lontano. L'ultima diapositiva, anzi la penultima, è per dire che quindi quello che abbiamo fatto sostanzialmente, per chiudere, è stato quello veramente di trovare, quando sono entrata in IRB, ho trovato una massa di informazioni straordinaria che però giaceva lì, è stata lì per 10 anni senza essere utilizzata. Quello che abbiamo fatto con il mio team è stato quello veramente di cercare di prendere questa conoscenza e trasformarla in innovazione leggendo le richieste del mercato. Quindi un'operazione semplicissima che non è assolutamente impossibile da fare e che anzi secondo me dovrebbe appunto essere declinata sempre, perché è un ottimo sistema. Questo per chiudere e per dire naturalmente che, come è stato detto in maniera autorevole prima, viviamo dei paradossi assurdi, appunto per ogni persona obesa ne muore una di fame, buttiamo via un terzo del cibo, e quindi anche questo è un tema fortissimo, lo spreco alimentare, sentito molto, avremo l'Expo, ma è sicuramente un focus, cioè è un punto sul quale assolutamente focalizzarci. E
la modalità della nostra vita consuma appunto due pianeti, per cui l'innovazione non solo può veramente aiutare il pianeta, ma è solo attraverso l'innovazione, secondo me, che il pianeta si salverà. Ecco, ho finito, grazie dell'attenzione. Allora, adesso apriamo la discussione, finché preparate le domande, io ne faccio già subito una supplementare alla dottoressa Sgaravati, proprio per ritornare sul punto di Assobiotech. Sì. Parlava appunto della regolamentazione italiana che crea grossissimi problemi al settore, che come abbiamo visto dalle cifre è uno dei driver di sviluppo di questo paese, volendo. Volevo capire quanto è un problema burocratico e quanto è un problema di tipo culturale del nostro paese. Ma è tutte e due in realtà, perché cioè, c'è una cultura dell'innovazione, ci sono preconcetti. Beh, guardi, con il tema degli OGM per esempio, il tema degli OGM è osteggiato da preconcetti pazzeschi. Lì si è confuso il merito con il metodo. Allora, il metodo, la gestione degli OGM è stata nefasta, cioè non è stata sicuramente una gestione corretta da parte di molte multinazionali, ma nel merito, cioè, non possiamo pensare di andare senza OGM, quindi questo è veramente un preconcetto. Abbiamo dei ritardi di circa 48 anni nel processo registrativo di nuovi prodotti, e quindi questo ritardo come possiamo pensare di recuperarlo? Cioè, viviamo in una situazione, questo in Europa, rispetto agli OGM, veramente drammatica. E qui ho il cappello di Assobiotech quando dico questo. Quindi ecco, da questo punto di vista credo che sia sicuramente importante far cultura. Perché poi sono le stesse persone che ti chiedono le coltivazioni senza pesticidi che sono contro gli OGM. Allora, c'è qualcosa che non va. Ecco, cultura, e bisogna fare cultura fin da piccoli, quindi i bambini dalle elementari secondo me dovrebbero veramente avere più occasioni di stare a contatto con la scienza, avere anche maggior rispetto per il ruolo dei ricercatori, cioè creare una cultura positiva nei confronti della ricerca in generale. In questo le università giocano un ruolo fortissimo, quindi l'altra cosa secondo me che è assolutamente da fare è di lavorare in maniera integrata con le università, molto più integrata di quanto si faccia. Certo, grazie mille dottoressa Sgaravati.